oggi parte il viaggio di Campeón verso le Olimpiadi di Parigi. Nella sua veste olimpionica, Campeón vi accompagnerà verso l'avvenimento sportivo più importante dell'anno, attraverso 10 storie che hanno segnato l'epopea dei giochi, passando con disinvoltura dal secolo scorso fino ai giorni nostri, raccontando storie poco conosciute che toccheranno tutti i lembi del globo terrestre. Storie che vi faranno viaggiare attraverso i 5 continenti, passando in mezzo ai 5 cerchi della bandiera olimpica, intrecciati su fondo bianco, presenti sin dal 5 aprile 1896, giorno in cui ad Atene furono inaugurate le prime Olimpiadi dell'era moderna. Ad ogni colore è associato un continente: blu per l'Oceania, nero per l'Africa, rosso per le Americhe, verde per l'Europa, giallo per l'Asia. Anche questa simbologia cromatica è frutto dell'idea del barone francese Pierre de Coubertin, che voleva sottolineare lo spirito di fratellanza che doveva caratterizzare la manifestazione. Abbracciati, uniti al bianco dello sfondo, i colori dei 5 cerchi sono anche gli unici colori rintracciabili nelle bandiere degli stati di tutto il mondo. Un mondo che purtroppo si regge sempre di più su fragili equilibri internazionali, e anche questa edizione, come tante nel passato, convivrà con lo spettro della guerra. I conflitti in essere, lo spauracchio del terrorismo e con essi il possibile boicottaggio che lo scacchiere internazionale potrebbe decretare, non sono altro che una cartina tornasole dei rapporti politici in ballo e del mondo in cui viviamo. L'irruzione nel villaggio a Monaco 1972, il boicottaggio alternato di USA prima e URSS dopo, nelle edizioni di Mosca e Los Angeles agli inizi degli anni Ottanta, l'embargo verso il Sudafrica per le politiche di apartheid, le defezioni di diversi stati in appoggio alla Corea del Nord, che pretendeva di avere un ruolo nell'organizzazione delle Olimpiadi del 1988, disputate sì in Corea, ma in quella del Sud, a Seul. I giochi sono da sempre legati alla politica, ai rapporti internazionali e non sono soltanto una manifestazione sportiva o un evento di costume. Le Olimpiadi sono atleti, colori, bandiere, polvere, sudore, sangue, sacrificio, medaglie, gloria, vittorie o sconfitte. Una manifestazione crudele e magnifica allo stesso tempo, in cui un quarto posto è un fallimento e una medaglia ti permette di entrare per sempre nell'Olimpo dei più grandi. Ci sono atleti che sono passati alla storia senza vincere nessuna medaglia, come Dorando Pietri o Paula Radcliffe nella maratona. Altri che non sono mai riusciti a salire sul gradino più alto del podio, come il pugile Floyd Mayweather o la nostra nazionale italiana di pallavolo. Altri che non hanno mai partecipato, come Mike Tyson. Una sorta di peccato originale, una macchia indelebile in carriere fenomenali. Ma le Olimpiadi sono un grande gioco, sono il paese del Bengodi per gli amanti dello sport, un ottovolante che si alimenta di tempi, distanze, altezze, velocità, forza e agilità. Noi di Campeón, da parte nostra, cercheremo di annullare il tempo, viaggiando tra le varie edizioni delle Olimpiadi, cercheremo di colmare le distanze attraverso il racconto di storie anche complicate, elevando a protagonisti gli uomini e le donne che hanno compiuto le loro imprese in quelle settimane che catalizzano gli anni bisestili. Parleremo dei protagonisti e con i protagonisti, perché crediamo fermamente che lo sport parli di noi, delle nostre debolezze, delle nostre passioni. Bisogna conoscere il passato per capire il presente e orientare il futuro. Così diceva lo storico greco Tucidide nel V secolo a.C. Racconteremo campionesse e campioni che hanno lasciato il segno nella storia dello sport e anche in quella dei loro paesi di origine. Li racconteremo a modo nostro, viaggiando per il mondo con la giusta dose di curiosità attraverso le cronache, le immagini, i ricordi, i rimandi musicali e quelli cinematografici. Inizieremo dall'Estremo Oriente e precisamente dal Giappone e dalla storia di una maratona e di un maratoneta. Il suo nome è Shizuo Kanakuri. Campeón accende il braciere olimpico con qualche giorno di anticipo e vi porta a Parigi. Citius, Alcius, Fortius. Più veloce, più alto, più forte. Buon viaggio olimpico con Campeón. . 1912. L'anno si apre con la fondazione della Repubblica di Cina, mentre a Stoccolma
tutto è pronto per i giochi della quinta Olimpiade moderna. Per organizzare nella maniera migliore, gli svedesi sono partiti per tempo e hanno studiato con saggezza l'esperienza dell'edizione precedente di Londra del 1908. Il mondo è in fermento. La guerra italo-turca si trascina da qualche mese e le tensioni internazionali sono in crescendo. La prima guerra mondiale è ancora lontana, ma lo scacchiere si sta ridisegnando proprio come se le nazioni si stessero preparando a quanto accadrà nel giro di circa 3 anni. Germania e Inghilterra fanno più di una scaramuccia. I paesi balcanici si alleano con il beneplacito della Russia. Proprio in Russia esce il primo numero di quello che, oltre ad essere un quotidiano, diventerà un vero e proprio organo di partito, ovvero la Pravda. In aprile c'è il disastro del Titanic, che, salpato dal porto di Southampton per il suo viaggio inaugurale, colpisce un iceberg e affonda, lasciando al mondo una serie di aneddoti, modi di dire e film che raccontano il più grande disastro marittimo di sempre. Il 5 maggio 1912 hanno inizio i quinti giochi olimpici dell'epoca moderna, ma se l'organizzazione è a portata locale, gli atleti che perseguono l'obiettivo olimpico si stanno sfidando in tutto il globo terracqueo, in quelli che adesso vengono definiti trials. Dall'altra parte del mondo, e precisamente in Giappone, sul finire del 1911, si svolge la gara di qualificazione della maratona. Se l'atletica è la regina dei giochi, la maratona è la sua musa ispiratrice, amante indivisibile, giunta fino ai nostri tempi direttamente da quella fiaba che abbiamo imparato a memoria alle scuole elementari. Parlo ovviamente della leggendaria impresa dell'emerodromo Filippide, che avrebbe corso ininterrottamente da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria degli ateniesi e, giuntovi, sarebbe morto per lo sforzo profuso. In questa mescolanza di storie antiche, il racconto dell'impresa è resistito nei secoli fino a ispirare l'ideazione della maratona, che fu introdotta nel 1896 nei primi giochi olimpici. Alla scuola normale superiore di Tokyo, antenata dell'attuale università di Tsukuba, a circa 70 km a nord della capitale nipponica, il giovane Shizuo Kanakuri è uno studente diverso dagli altri. Kanakuri, 20 anni, classe 1891, è il risultato il più veloce nella gara di qualificazione alla maratona olimpica, con il tempo di 2 ore, 30 minuti e 33 secondi. E non è tutto, perché quello è il record del mondo, o così pare. Sì, perché le cronache dell'epoca sono un po' nebulose se è vero che a Kanakuri viene attribuito un record mondiale, è altresì vero che il percorso su cui ha gareggiato non è di 42 km, bensì di soli, si fa per dire, 40. Shizuo Kanakuri e Mishima Yashiko sono i due unici rappresentanti dell'impero del sollevante alle Olimpiadi di Stoccolma. Il primo nella maratona, il secondo, che sarà anche portabandiera nipponico, gareggerà nelle gare di corsa velocità, 100, 200 e 400 metri. La presenza del Giappone è un unicum, perché nessuna nazione asiatica ha partecipato alle 4 precedenti edizioni e il placet per la presenza giapponese ai giochi arriva direttamente dal governo e precisamente dal Ministero dell'Istruzione, che, dopo aver condiviso le proprie perplessità, si rende conto che un altro no sarebbe stato imbarazzante agli occhi della scena politica internazionale. I giochi, seppur giovane manifestazione, iniziano ad avere un peso fondamentale nei rapporti tra le nazioni. Per trainare il movimento giapponese, il Ministero dell'Istruzione dà mandato a Kano Igoro, fondatore del judo moderno, educatore, ex atleta e anche preside della facoltà in cui Kanakuri studia. Igoro, successivamente in prossimità delle Olimpiadi, deciderà di entrare a far parte del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, e la sua figura risulterà centrale per mettere in moto l'avventura olimpica di Kanakuri, che di fatto andrà in porto grazie ad una raccolta fondi organizzata dall'università stessa. Si tratta di una vera e propria colletta, a cui partecipano facoltà, studenti, laureati, professori e lo stesso preside Igor. Servono soldi per aiutare i due atleti, obbligati da rigidi regolamenti, a pagarsi le spese di viaggio, vitto e alloggio. La Svezia non è vicina e vengono raccolti più di 2.000 yen, attualmente 25 milioni di yen, oltre 160.000 euro attuali, utili per la trasferta della delegazione nipponica. Kanakuri parte il 16 maggio del 1912 dalla stazione di Shimbashi. Stazione, sì, avete capito bene. L'aereo è mezzo troppo costoso e pertanto Kanakuri sale su un treno che attraversa il Giappone e arriva a Tsuruga, città portuale che sta esattamente alla stessa longitudine della stazione di partenza,
Se solo si potesse tracciare una linea retta tra le due città, i chilometri sarebbero circa 400, ma il treno viaggia sulla costa, rientra verso il centro del Giappone e attraverso i centri più importanti: Shizuoka, Hamamatsu, Nagoya e infine appunto Tsuruga. Il porto di Tsuruga è un importante punto di riferimento per l'industria marittima e da lì partono e arrivano navi dalla Cina e dalla Russia. A Tsuruga parte anche il traghetto che attraversa il Mar del Giappone e approda nell'estremo oriente russo, nel cosiddetto territorio del litorale, precisamente nella città di Vladivostok. Centro di importanza strategica per i russi, da sempre assume agli occhi dei viaggiatori più romantici un solo significato: Transiberiana. Quando sentiamo questa parola non possiamo far altro che immaginare un lungo viaggio attraverso lande desolate, tundra e taiga. 9.000 km in treno per arrivare a Mosca, attraverso la parte asiatica e quella europea della Russia, circumnavigando Cina e Mongolia, viaggiando per le regioni più remote di Yakuza, Chita e Siberia. Finalmente Kanakuri arriva a Mosca, dove prende un altro treno e dopo 18 giorni totali di viaggio approda a destinazione. È il 2 giugno del 1912. La trasferta in terra svedese nasce all'insegna delle difficoltà, perché in quei 18 giorni di viaggio, impensabili al giorno d'oggi, Kanakuri non si allena, non si alimenta correttamente e arriva in Svezia con un carico di stanchezza incredibile. Come se non bastasse, anche il clima non gli è amico, perché, a differenza di quanto si potesse immaginare in Svezia, fa caldo. E lasciamo per un attimo il nostro eroe e andiamo a dare un'occhiata ai giochi, che, mentre Kanakuri è in viaggio, sono già iniziati con sostanziali novità. Innanzitutto, una contrazione temporale non ancora decisiva, ma importante rispetto alle precedenti rassegne. L'organizzazione locale diminuisce il numero degli sport a meno di una ventina e gli svedesi avrebbero voluto fare una ulteriore scrematura se non ci fosse stata una levata di scudi da parte di alcuni comitati olimpici. Partecipano per la prima volta le donne. Resta fuori il pugilato, non gradito ai civilissimi organizzatori scandinavi, mentre è introdotto il cronometraggio elettrico e alcuni concorsi d'arte, dove spiccherà la medaglia d'oro del papà delle Olimpiadi, quel De Coubertin che gareggerà sotto falso nome nel concorso di poesia. Sarà l'ultima partecipazione della Russia zarista e dovranno passare 40 anni e parecchia acqua sotto i ponti per rivedere i russi alle Olimpiadi, ovviamente sotto un'altra denominazione, quella di Unione Sovietica. L'Italia si presenta in Svezia con una spedizione di 62 atleti. Il nostro portabandiera è il ginnasta Alberto Braglia, già medagliato a Londra nel 1908, che saprà ripetersi anche a Stoccolma nei concorsi individuali e a squadra. Saranno le Olimpiadi del Pelle Rossa Jim Thorpe, amerindio, padre irlandese, madre francese, che vince due medaglie d'oro nel pentathlon e nel decathlon, ma viene squalificato perché dal suo passato ritornano le imprese di giocatore professionista nel baseball. I rigidi regolamenti olimpici prevedono che potessero partecipare ai giochi solo atleti non professionisti e pertanto a Thorpe vengono revocati titoli e medaglie e da lì in avanti ha inizio la sua tragica decadenza. Il medagliere è vinto dagli americani davanti all'ottima performance dei padroni di casa e alla Gran Bretagna. Tutte le cerimonie vengono presenziate da Re Gustavo e da tanti sovrani accorsi da diverse parti d'Europa in un clima cordiale, quasi a suggellare il successo di un'edizione riuscita sotto tutti i punti di vista. Ma si tratta di calma apparente e cordialità di facciata. Il Comitato Olimpico assegna i giochi della sesta Olimpiade a Berlino e il resto è storia. Colpa di un anarchico bosniaco che fa saltare il banco, costringendo il continente a fare i conti con la più terribile esperienza bellica della sua storia. Verranno i tempi della Marna, Sedan, il Piave, lo Jutland, mentre i campi e le piscine nelle quali tante esistenze giocheranno non per conquistare una medaglia, ma per la sopravvivenza, saranno messe a repentaglio da una ideologia perversa e dalla guerra. E così per la prima volta le Olimpiadi non riuscirono a evitare ciò per il quale erano nate, ossia garantire un periodo di pace a tutti i popoli. Ma restiamo a Stoccolma, perché gli eroi sportivi meritano di essere celebrati, siano essi vittoriosi o sconfitti. La maratona è la disciplina che chiude i giochi. Come dicevamo in apertura, se l'atletica è la regina delle Olimpiadi, la maratona è la sua naturale portavoce.
sfida fisica e sportiva monumentale, a Parigi 2024 la maratona sarà ancora una volta la vera protagonista. In primis verrà invertito l'ordine degli eventi, spostando l'attenzione sull'uguaglianza di genere e portando la gara femminile per la prima volta al centro della scena. A chiudere il programma dell'atletica leggera su un percorso iconico e storico ispirato alla Marche des Femmes, l'11 agosto sarà quindi la maratona femminile, celebrando la ricorrenza dell'ottobre 1789, pochi mesi dopo la Rivoluzione francese, in cui un gruppo di donne camminò dal municipio di Parigi a Versailles e portò con la forza Re Luigi XVI alle Tuileries per ratificare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino. Un altro passo avanti i francesi lo segneranno durante questa edizione, che sarà la prima a raggiungere la piena parità di genere, con gli atleti partecipanti equamente divisi nel numero. 100 anni fa, sul poster delle Olimpiadi di Parigi 1924, c'erano 6 uomini bianchi che salutavano in posa da statua antica. In quell'edizione le donne costituivano il 5% degli atleti in gara e dopo 100 anni le donne saranno il 50%, per la prima volta in assoluto. Basti pensare che nel 1896, nella prima edizione, le donne non erano ammesse a partecipare e che nel 1900 vennero ammesse in via sperimentale per non allontanare le spettatrici. Proprio nel 1896 il gesto che fa saltare il banco lo compie la greca Stamata Reviti, conosciuta anche come Melpomene, che provò a prendere parte alla maratona venendo respinta proprio all'ingresso del Panathinaico, dopo oltre 5 ore di corsa. Quel tentativo ribelle e romantico allo stesso tempo di una non atleta si riaggancia idealmente con la decisione dell'Organizzazione di Parigi 2024 di estendere la maratona a tutti, anche ai non professionisti, esattamente come le altre manifestazioni ufficiali che si svolgono in giro per il mondo. Un concetto rivoluzionario, una novità assoluta nella storia delle Olimpiadi, che permetterà ad oltre 35.000 persone di correre sullo stesso percorso degli atleti poche ore dopo la gara ufficiale. La medaglia d'oro nella maratona ha sicuramente una valenza fortissima per gli atleti che si possono fregiare di un titolo così importante, ma è la gara in sé che fa parte della mitologia e dell'epica sportiva. Sin da quei drammatici ultimi metri di Dorando Pietri a Londra nel 1908, quando l'atleta Emiliano venne aiutato dai giudici a terminare la gara dopo aver sbagliato strada appena entrato nello stadio, barcollando per lo sforzo profuso. A causa di quell'aiuto, Pietri venne squalificato e la medaglia d'oro gli venne revocata, ma quelle immagini datate in bianco e nero raccontano la bellezza e la crudeltà di una disciplina feroce ed ammagliante. La gara vide una partenza sprint da parte degli atleti inglesi che si portarono al comando mentre Pietri, in rimonta, riuscì a compiere il sorpasso decisivo solo al 39esimo chilometro. Complici lo sforzo, il caldo e la disidratazione, al momento di entrare nello stadio, Pietri cede di schianto. Barcolla, viene aiutato, sorretto, rialzato da un giudice e da un medico. Gli ultimi 500 metri sono un calvario. Pietri taglia il traguardo, sviene e viene portato fuori pista in barella. Dopo qualche istante arriva il secondo, l'americano Hayes, che, causa la squalifica di Pietri, vince la medaglia d'oro. Pietri sarà l'atleta famoso per non aver vinto e, se viene tuttora ricordato per quell'impresa, chiaro esempio di resistenza, forza di volontà e grande umiltà, la sua prova resterà negli archivi dello sport e mai nessun giudice lo potrà mai cancellare. Queste parole apparvero sul Daily Mail dell'epoca, a firma di un certo Arthur Conan Doyle, a quei tempi inviato del giornale. Nel 1952, ad entrare nella storia, è il cecoslovacco Emil Zatopek che a Helsinki, dopo aver vinto i 10.000 e i 5.000, si presenta ai nastri di partenza della maratona. E la vince. Anzi, la stravince. Già nell'edizione precedente, Zatopek si era portato a casa 2 medaglie, una nei 10.000, oro, e l'altra nei 5.000, argento. Ma questa volta l'impresa è epica ed è tuttora un unicum nella storia dei Giochi Olimpici. Lo fa con il suo carico di esperienza che lo aveva portato a demolire record su record nell'arco di una carriera da campione assoluto. Lo fa battendo il record del mondo della maratona e la cosa più sconvolgente è che quello è il suo primo cimento sulla distanza più lunga, ovvero i 42 chilometri. Altra impresa memorabile è quella dell'etiope Abebe Bikila, che vince a Roma nel 1960, lasciando ai posteri il mito del corridore scalzo che attraversa la città eterna. Nell'edizione successiva, quella di Tokyo 64, l'etiope, agente di polizia e guardia del corpo personale del Negus Haile Selassie, trionfa ancora, questa volta con le scarpe ai piedi. Sarebbe riduttivo e ingeneroso ricordare Bikila nella sua impresa romana per la decisione di correre a piedi nudi.
Bikila diviene un eroe nazionale, simbolo dell'Africa che si libera dal colonialismo europeo, conquistando la prima medaglia d'oro per il continente africano. Entrato nell'immaginario collettivo, ricordato e citato in diversi film, quali Il Maratoneta o Marrakesh Express, Bikila è uno dei tre atleti ad aver vinto due medaglie d'oro nella maratona insieme a Waldemar Cierpiński della Germania Est, Montreal 76 e Mosca 80, e a Eliud Kipchoge del Kenya, Rio 2016, Tokyo 2020. L'Italia ha conquistato due medaglie d'oro, quella di Gelindo Bordin nell'88 a Seul e la più iconica di sempre a firma di Stefano Baldini ad Atene nel 2004. Non ce ne vogliano gli altri vincitori, ma quella di Baldini nella capitale greca rimanda automaticamente all'impresa epica, più o meno romanzata, di Filippide. Ma qui, ad Atene, oltre all'epica, va in scena una sceneggiatura degna del miglior Alfred Hitchcock. La gara ha inizio e il brasiliano De Lima va in fuga, inseguito a distanza dal super favorito dai pronostici, il keniota Tergat, dallo statunitense Kefle Zighi e dal nostro Baldini. Tergat cede alla distanza e al 30° chilometro il vantaggio del brasiliano sugli inseguitori è di circa 46 secondi. I due non mollano e De Lima perde terreno e al 35° chilometro il suo vantaggio si è ridotto a meno di 30 secondi. All'improvviso però accade qualcosa di imprevedibile. Dal pubblico, assiepato lungo il percorso, vestito con un kilt e un cappello improponibile, esce un uomo che si avventa sul capofila, il brasiliano De Lima, e lo atterra. Cornelius Oran, questo è il suo nome, è un presbitero irlandese già noto per le sue folli invasioni in eventi sportivi diversi, tra cui il Gran Premio di Formula 1 a Silverstone in Inghilterra, dove ebbe l'ardire di attraversare la pista sul velocissimo rettilineo mentre sfrecciavano le monoposto. Fanatico, con tendenze di estrema destra, Oran promuove la sua credenza religiosa al mondo, brandendo fogli con la scritta «Read the Bible, leggete la Bibbia, the Bible is always right». La Bibbia ha sempre ragione. Si crea un parapiglia. Baldini e Kefle Zighi probabilmente non se ne accorgono per via di una curva sul percorso. La polizia greca arresta Oran, che sarà costretto a pagare una multa per evitare la pena di 5 anni di reclusione. Intanto la gara prosegue e dopo il placcaggio, l'atleta brasiliano, che si è divincolato anche grazie all'aiuto di uno spettatore, riparte claudicante verso il traguardo. La sua corsa è contratta, non ha più la fluidità dei chilometri precedenti e guardando la sua prossemica si capisce benissimo che la sua favola sta per finire. De Lima ha perso il ritmo e nella colluttazione ha anche accusato un colpo alla gamba destra. Baldini ormai lo bracca da vicino e quando innesta le marce alte supera il brasiliano, che chiuderà terzo, e stacca definitivamente l'americano entrando all'interno dello stadio Panathinaikos. In solitaria, novello Filippide che comunica la vittoria degli ateniesi contro i persiani. Il suo vantaggio sullo statunitense Kefle Zighi è di oltre 30 secondi. L'atleta azzurro deve ancora compiere un giro, il cosiddetto stadion, ovvero i 198 metri che completano i precedenti 42 chilometri. Concentrato, financo contrito per lo sforzo che sta compiendo, Baldini si lascia andare ad un cenno verso la tribuna solo a pochi metri dalla linea del traguardo. Quando sta per toccare la striscia blu, apre le braccia come Domenico Modugno sul palco dell'Ariston mentre canta Volare, come Tardelli al Bernabeu nella finale mondiale del 1982, come Pantani sull'Alpe d'Huez. Sembra andare ancora velocissimo, un gran finale per lui che ha ottenuto un miglioramento del tempo. Stefano Baldini, ultimo spunto per gli ultimi titoli dei giochi olimpici. Panathinaikos, dove aveva vinto Marco Gagliazzo, Stefano Baldini entra per primo, dietro un Kefle Zighi che non ha mollato del tutto, ma qualcosa sì. Pochi metri ancora, vai Stefano, ci siamo! Stefano Baldini, pochi metri, la vittoria è tutta sua! Ultima medaglia ed è d'oro di questi giochi olimpici, la maratona, una delle gare simbolo dei giochi olimpici italiana, va a Stefano Baldini, bravo, 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 medaglia d'oro la sua, una strida formidabile, non si immaginava di poter raccontare questo. Vincere la maratona alle Olimpiadi rappresenta il punto più alto dello sport mondiale, farlo in Grecia significa coronare il sogno di ogni podista.
Da allora nessun europeo ha vinto la maratona, specialità sempre più appannaggio degli atleti africani, in particolare kenioti. Dopo aver attraversato la storia delle Olimpiadi raccontando delle maratone e di quei personaggi che sono diventati immortali grazie alle loro imprese, ritorniamo a Stoccolma nel 1912. I giochi sono in pieno svolgimento, i protagonisti stanno emergendo a forza di prestazioni incredibili. Il finlandese Hannes Kolehmainen fa tris e vince 5.000, 10.000 e corsa campestre, mentre nelle gare di velocità l'asso è lo sprinter americano Ralph Craig, che trionfa nei 100 e nei 200. Nel nuoto fa la voce grossa l'hawaiano Duke Kahanamoku, che inventa il crawl, uno stile di nuotata che consiste in un movimento quasi alternato delle braccia accompagnato da una propulsione continua degli arti inferiori. Oltre a vincere i 100 metri stile liberi, Kahanamoku è considerato a tutti gli effetti il padre del nuoto moderno. E il nostro eroe, il giapponese Shizu Kanakuri? La sua gara si svolge il 14 luglio in una giornata di estate particolarmente e insolitamente calda per le latitudini svedesi. Ci sono oltre 30 gradi all'ombra e alle difficili condizioni climatiche bisogna registrare i rigidi regolamenti dell'epoca che non prevedono ristori ufficiali da parte dell'organizzazione e così la maratona olimpica mantiene fede alla reputazione di drammaticità stabilita dalle precedenti edizioni. Il percorso per la prima volta si disputa su un tracciato di andata e ritorno, con il divieto assoluto di seguire gli atleti e di assisterli. È evidente che non si è ancora spenta l'eco delle polemiche di Londra e degli aiuti ricevuti da parte di Dorando Pietri nel finale di gara. Ai nastri di partenza ci sono 68 atleti. Si parte da Stoccolma verso nord per poi doppiare il percorso e tornare indietro nella capitale svedese. In testa, con il piglio del campione, scatta il finnico Tatu Kolehmainen, fratello del trimedagliato Hannes, che impone un buon ritmo alla prima parte della competizione. A metà gara è il sudafricano Gitcham a prendere la testa della corsa, mentre il giapponese Kanakuri fa la sua corsa senza particolari problemi e riesce a mantenersi nel gruppo di testa, dove ci sono l'altro sudafricano MacArthur, l'italo-americano Strobino e il nostro Carlos Peroni, qualificatosi con un successo nella 20 km che aveva compiuto 17 anni il giorno precedente alla maratona. Il sole è alto e picchia davvero forte. Gli atleti patiscono il caldo, cercano l'ombra. In un percorso praticamente brullo e deserto, privo di alberi in cui cercare un minimo di ristoro. Ci sono i primi ritiri e tra questi proprio Tatu Kolehmainen, che esce di scena al 35esimo chilometro. Non c'è un vero padrone e non c'è nemmeno un unico protagonista. Purtroppo però le condizioni climatiche trasformano la gara in una maratona ad eliminazione. Tra gli altri cede di schianto anche l'inglese Ford, che si ritira dopo aver cercato invano dell'acqua, mentre al 30esimo chilometro tocca al 21enne portoghese Francisco Lazaro stramazzare al suolo, esanime, colpito da una violenta insolazione. Il giovane, ritrovato lungo il percorso e condotto incosciente all'ospedale Serafimer, viene ricoverato con febbre altissima e una grave forma di disidratazione. Il giorno dopo la gara, il lusitano muore, gettando un'ombra funesta sui giochi. Lazaro è il primo morto delle Olimpiadi moderne. Ma come in tutte le storie, oltre al tragico, vi è sempre il rovescio della medaglia e, passatemi la battuta, durante un'Olimpiade non potrebbe essere altrimenti. Kanakuri, fascia nera che gli trattiene i folti capelli neri, nel frattempo ha raggiunto intorno al 30esimo chilometro dei 42 l'allampanato spilungone sudafricano Ken MacArthur. Di lui sentiremo parlare più avanti, mentre Kanakuri non sa ancora che la sua gara e la sua vita stanno per subire un deragliamento. Il giapponese, come un rabdomante, è alla ricerca di acqua.
stremato dal grande caldo e dallo sforzo fisico, Shizuo si ritrova perduto e, per dirla con il poeta, non in una selva oscura che gli avrebbe anche fatto comodo, bensì nel giardino di una bella famigliola svedese, intenta a rifocillarsi nel più classico dei picnic. Là fuori, nel sobborgo di Sollentuna, le strade sembrano sciogliersi e Kanakuri, forse vittima di un miraggio, si ritrova catapultato nel più reale dei sogni. Un sogno che diventa realtà, la lampada di Aladino sfregata nel momento giusto mentre ti stai giocando la gara più importante della tua vita. Può essere la svolta per Kanakuri e per chi, come lui, riuscendo a eludere i ferri e i controlli, può ripartire dopo una breve sosta rigeneratrice mentre gli avversari fanno i conti con il caldo, il sole, l'aria pesante e umida. Kanakuri ha fatto jackpot nel momento perfetto, nel giorno perfetto, ed è in questo momento però che Kanakuri dimentica di essere un atleta. Adesso ha una sola necessità: bere, ristorarsi, e poco importa se qualche giudice lo vedrà e lo squalificherà. Non è questo il momento di lasciarsi andare a cattivi pensieri, serve sopravvivere e poi, forse, riprendere la gara. Quel giardino così appartato, ombreggiato e ben curato non è altro che l'Eden, un luogo di delizie, un luogo magico che fa dimenticare a Kanakuri che dietro quel recinto c'è la maratona olimpica per cui è arrivato dal lontano Giappone. Kanakuri è Ulisse ammagliato dal canto delle sirene sotto forma di nettare e chissà se è succo di mirtillo, limone o semplice acqua, lui beve. A questo punto Kanakuri dovrebbe ripartire gambe in spalla all'inseguimento dei suoi avversari e del suo sogno. Lo sa, ma al tempo stesso il suo corpo e la sua mente prendono decisioni opposte. Corpo e mente sono due rette parallele che non dovrebbero incontrarsi mai, specialmente in questo momento, ma dopo essere state parallele sono stanche di esserlo e hanno finito per ritrovarsi in un punto comune. E quel punto comune è il giardino di questa famigliola. Il maratoneta giapponese è preda di un'allucinazione? L'Eden, Ulisse, le sirene, la fata Morgana che impasta immagini e ricordi. Le parole confuse che lui probabilmente non capisce. Gradisce un succo di frutta? Perché non si riposa un attimo? Si metta qui, giù, proprio qui, su questo comodo giaciglio. Le sirene, una trappola, il patto con il diavolo, Kanakuri firma e si accascia, senza forze. Distrutto dallo sforzo, dal caldo, dalla necessità di riposare, si siede su una poltrona e si addormenta, come potrebbe fare un padre di famiglia la domenica dopo il pranzo. Una discesa nel mondo di Morfeo, mentre una vocina gli sussurra di lasciar perdere quella gara folle e lo accudisce mentre entra lascivamente nel mondo dei sogni. Kanakuri mette fine allo sforzo e dorme. Dorme come se non ci fosse un domani, perché è il suo corpo che glielo chiede. Là fuori mancano pochi chilometri alla fine della gara. Il più è stato fatto, ma è stato il riposo a prendere il sopravvento sullo spirito olimpico e agonistico. Ripartire a quel punto sarebbe stato insopportabile e anche se sicuramente Kanakuri vede passare qualche altro corridore, il suo fisico a riposo non obbedisce al comando di rimettersi in marcia. Shizuo dorme fino alla fine della gara e oltre. Chissà per quanto riposerà le sue stanche membra. Proprio come in una favola, novello Cenerentolo, il giapponese non viene disturbato. Il padrone di casa infatti non lo sveglia. Forse non sa come dire a quel giapponese che gli piombato in casa ed è letteralmente caduto in uno stato di catalessi che sta perdendo la gara della vita. Forse la sua è semplice cortesia e lo lascia dormire. Quando Kanakuri riapre gli occhi è sera e il suo risveglio è più amaro che mai. La gara è finita da un pezzo e dei 68 atleti soltanto la metà ha tagliato il traguardo. Medaglia di bronzo per Strobino, USA, argento per Gichan, Sudafrica, e oro a MacArthur, sempre Sudafrica. E adesso che si fa? La polizia svedese lo sta cercando lungo tutto il percorso perché teme, ovviamente, un altro caso Lazaro e dopo diversi giorni di ricerche le autorità scandinave dichiarano il giapponese ufficialmente scomparso. In Svezia non si hanno più sue notizie, tanto che si pensa al peggio e a causa della sua sparizione iniziano a circolare leggende metropolitane che riguardano lui e il suo fantasma. Ma che fine ha fatto Shizuo Kanakuri?
Se i samurai che fallivano provvedevano a suicidarsi con il seppuku, l'arma tagliaventre, il giovane Kanakuri compie in perfetto stile giapponese il suo personalissimo harakiri, scegliendo di rifugiarsi nell'oblio facendo perdere le proprie tracce. Shizo prende i suoi effetti personali, falsifica le sue generalità sui suoi documenti e fugge lasciando Stoccolma e la Svezia senza avvisare né i giudici di gara né le autorità che lo stanno cercando. Sembra il remake di Dark Passage, il film di Delmer Davis del 1947 tradotto in italiano con un titolo meno criptico, La Fuga, in cui un meraviglioso Humphrey Bogart, ingiustamente accusato di omicidio, scappa dal carcere per potersi discolpare. E nel noir meno noir di tutto l'universo del noir, Davis dipinge una storia al limite della verosimiglianza, non molto distante da quella di Kanakuri. Il giapponese fugge, lontano dalla vergogna per non aver portato a termine la sua missione, e ritorna da dove era arrivato, a ritroso, come un gambero. Mosca, Vladivostok, Tsuruga, Shimbashi e poi Tamana, sua città natale, dove diventerà insegnante di geografia. Nel frattempo il mondo implode e dopo un periodo di pace e prosperità scopre gli errori della guerra. La prima guerra mondiale deflagra in tutta la sua violenza, il Giappone è lontano, il mondo non è ancora iperconnesso e le tracce di Kanakuri si perdono facilmente. Non c'è tempo per cercare un maratoneta giapponese disperso. Shizo Kanakuri non esiste più, o quasi. Il tempo passa, il conflitto bellico si allarga, il periodo d'oro che l'Europa aveva vissuto è finito nel dimenticatoio, perché tutto il mondo è ormai coinvolto. Anche il Giappone è finito nel tritatutto e da fiero alleato del Regno Unito, il paese del Sol Levante dichiara guerra alla Germania ed entra a tutti gli effetti nel conflitto. Siamo nell'agosto del 1914. Le Olimpiadi del 1916 assegnate a Berlino non vengono disputate per il protrarsi della guerra ed è la prima volta che un'edizione dei giochi viene cancellata. La Belle Époque, la sua modernità e la sua prosperità è un ricordo sbiadito, cancellato da 10 milioni di soldati morti e 21 milioni di feriti. L'ottimismo e la leggerezza che avevano contraddistinto l'ultima parte del XIX secolo e la prima del XX avevano lasciato posto alle difficoltà della cosiddetta generazione perduta, che sarà raccontata dalle opere meravigliose di Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck, Remarque, Eliot, Henry Miller. A quei tempi non ci fidavamo di nessuno che non fosse stato in guerra, ma in realtà non ci fidavamo del tutto di nessuno. Punto e basta. Così Ernest Hemingway. Alla fine della guerra restano cicatrici e ferite che guariscono in maniera differente. Se gli sconfitti entrano in una spirale di difficoltà e di instabilità politica e sociale, i vincitori godono di condizioni di vita migliori, almeno apparentemente. Il mondo è tuttavia disgregato, ma nel 1920 si torna ad una sorta di normalità apparente perché ad Anversa si svolgono i Giochi Olimpici. Partecipano 29 nazioni, escluse Germania, Austria, Ungheria, Bulgaria e Turchia, paesi sconfitti nella guerra e anche se non mancano i problemi economici e di infrastrutture di un Belgio sulla via della ricostruzione, l'Olimpiade riscuote un discreto successo perché mai come prima i giochi diventarono portatori di valori positivi. Ad Anversa, per la prima volta, viene recitato il giuramento olimpico, scritto dallo stesso Pierre de Coubertin e pronunciato dallo schermidore belga, già pallanotista, Victor Boyne. Proprio ad Anversa fa il suo debutto la bandiera olimpica e la tradizione che vede liberare delle colombe bianche durante la cerimonia di apertura come simbolo di pace. Sono i giochi del mezzofondista Paavo Nurmi, uno dei cosiddetti finlandesi volanti, vincitore di 3 ori, 10.000 campestre, individuale e a squadre, e un argento nei 5.000. Sono le Olimpiadi di Nedo Nadi, schermitore azzurro capace di vincere 5 medaglie d'oro nella scherma in tutte e 3 le armi, fioretto, spada e sciabola. Vince ancora, come in precedenza, The Big Kahuna al secolo Duke Kahanamoku, il nuotatore statunitense di origine hawaiane che si era già messo in luce a Stoccolma nel 1912 e ad Anversa fa tris con 2 ori e un argento. E la maratona? La gara principe viene vinta da un atleta che abbiamo incontrato nel racconto della precedente Olimpiade, il finlandese Hannes Kolehmainen, che stabilisce anche il record del mondo con il tempo di 2 ore, 32 minuti e 35 secondi. Seconda piazza e argento per l'estone Lossmann e terzo posto per il nostro Valerio Arri. Scorrendo la classifica della maratona dominata dai finlandesi, arriviamo al 16° posto e incontriamo il nome di Shizo Kanakuri, Giappone. Ma come? E l'oblio? L'arakiri del tempo che passa e tutto cancella?
Kanakuri partecipa e termina la sua maratona distante più di un quarto d'ora dal vincitore e a circa 12 minuti dalla terza piazza. È arrugginito. Arranca, viene superato, è uno dei tanti, un disastro. Il podista torna a casa, si rituffa nell'oblio della sua quotidianità. La sua maratona è una gara anonima che il giapponese replicherà in peggio 4 anni dopo, nell'edizione parigina del 1924, senza portarla a termine, con un amaro ritiro in buona compagnia del finlandese campione olimpico in carica, Kolehmainen. A vincere nel 1924 sarà un altro finlandese, a testimonianza che a quei tempi i finnici sono davvero volanti. Ma in mezzo a questa storia ci sono addirittura 2 guerre, e gli uomini che fanno parte di questa storia le attraversano, chi più chi meno, indenni. La Seconda Guerra Mondiale sarà ancora peggiore della prima. Globale, violenta, nucleare e fulcro di un secolo inquieto e breve, secondo la definizione che gli diede lo storico Erik Hobsbawm. Secolo iniziato nel 1914 e terminato dopo la caduta del muro nel 1991. Come disse il poeta Eliot, il mondo finisce in questo modo, non con il rumore di un'esplosione, ma con un fastidioso piagnisteo. Il secolo breve è finito in tutti e due i modi. Erik Hobsbawm. Torniamo in Svezia, una delle mete del nostro viaggio. In occasione del cinquantenario dei Giochi di Stoccolma, nel 1962, il giornalista svedese Oscar Söderlund viene invitato in Giappone alla ricerca del maratoneta addormentato, Shizo Kanakuri. Lo Sherlock Holmes svedese non impiega molto a rintracciarlo e in men che non si dica lo trova a Tamana, la sua città natale, padre di 6 figli e nonno di 10 nipoti. Kanakuri è ancora maestro elementare di geografia. A questo punto, perché tutto si compia, il quotidiano e il giornalista fieri dello scoop invitano l'ex atleta a completare simbolicamente la maratona dal punto esatto in cui era stata lasciata. Così, 5 anni dopo, nel 1967, il 70enne Shizo riattraversa il mondo e ritorna là, dove tutto era iniziato, e conclude la sua maratona nell'incredibile tempo di 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore, 32 minuti, 20 secondi e 3 decimi. La televisione svedese ne celebra le gesta. Kanakuri è il figliol prodigo, il giapponese ritrovato. La storia di quell'atleta scomparso e caduto nel sonno durante la maratona senza lasciare tracce di per sé, per 50 anni era troppo curiosa per non essere raccontata. Shizo non si era perso, non era un clandestino della maratona, non fu inghiottito in un buco nero. In Giappone gli erano state riconosciute onorificenze per i risultati ottenuti e per il contributo allo sviluppo dello sport di lunga distanza, con la creazione della Tokyo Hakone, una gara di resistenza che si svolge tuttora su 2 giorni. Kanakuri muore nel 1984 alla veneranda età di 92 anni. Il padre della maratona giapponese era stato capace di raggiungere risultati importanti per tutto lo sport nipponico, per lo sviluppo dello sport femminile, per l'industria delle scarpe da corsa, per i metodi di corsa. In Giappone Kanakuri è tuttora un mito. Nel 2012, sempre a Stoccolma, si svolge la maratona del centenario dei giochi e gli organizzatori omaggiano Kanakuri anche a distanza di quasi 30 anni dalla sua morte e invitano un suo pronipote, Yoshiaki Kurado. 24 anni, impiegato in banca, Kurado aveva corso nella sua vita una sola maratona. Umile come Shizo, si considerava un corridore ordinario. A Stoccolma il percorso è lo stesso di 100 anni prima, in quei 42 km e 195 che separano lo Stadio Olimpico di Stoccolma dalla chiesa di Sollentuna e ritorno. Proprio lì, in quel sobborgo, attorno al chilometro 30, c'era la casa della famiglia Petre, che aveva accolto le fatiche di Kanakuri, ne aveva assecondato le necessità corporali, lo aveva accudito e rifocillato. E Shizo cade addormentato, terminando in quell'Eden meraviglioso la sua corsa verso la gloria. Ma la dimostrazione che le Olimpiadi sono qualcosa di più che una semplice medaglia ve lo restituisce, o speriamo ve lo abbia restituito, la storia che vi abbiamo raccontato oggi. La storia del podista che si addormentò a pochi chilometri dalla gloria. Il podista che preferì riposarsi al fresco di una giornata infernale. La storia di Shizo Kanakuri, il podista che giocò a nascondino. Tamana, Stoccolma, Tamana. Andata e ritorno attraverso 42 chilometri di maratona durata una vita intera.